Dove sei, nonnina? Ma è questa la bella vocina del mio nipotino, bellino, vabbè, con le guanciotte tonde tonde. Bellino non sono, però se Granny fosse un gioco multiplayer sarebbe esattamente così. Nonna Anna e l'ipotino Lion. Chi dei due riuscirà per primo a uccidere? Perché sì, funziona così. Del resto anche su Granny originale funzionava così, bisognava proprio ammazzare, non è che c'era molto una via di mezzo, eh. Chi riuscirà per primo ad ammazzare l'altro e chi invece... Vedrai, io ho anche degli impegni domestici qui. Devo innaffiare le piante. Devo fare... cosa hai in mano? Nonna brutta, pazzito! Nonna del cacchio, nonna del cacchio, boh, nonna, nonna del cacchio, ti faccio vedere io qui. Fammi vedere. Non credo di avere un taser, non lo so che cos'è. Aspetta che finisco di innaffiare questa pianta. Ma che dove sei? Sono qui. Come si usa? Così, vieni qui. Nonna, sei tutta rincagnata, ma che cacchio c'hai? Ma... sei caduto dalle scale. Non ti permetto. Nonna, ma che cacchio hai? Una pistola laser quella. Nonna, mi hai preso. Aiuto, ma che... No, aspetta, dai, non puoi... Smettila. Dai, ma guarda come mi hai fatto. Sembra un lombrico. Ecco, così impari a tirare le cose in testa a nonna. Nonna, ma io non del lo cacchio, so. Ma dimmi te se è possibile. Sta nonna del... che cacchio è? Cos'è successo? Com'è difficile la vecchiaia, qua ci si muove a fatica. Nonna, ti sembra che ti sei cacata addosso dai versi che stai facendo? Dove sei? Nonna, giri dietro. Le piante. Nonna, girati. Mamma mia. Aiuto. Ti ho dato una bottigliata in testa che bastava la metà. Dove sei? Nonnina, aspetta. Nonna, ma che cosa stai facendo? Ma smettila di annaffiare le piante, non vedi che... devo annaffiare le piante! Ma di questo passo ci muori, scusa, devi annaffiare le piante. Cerca di... Va bene. Non va lo bene. So. Dove sei? Di ostacolarmi, perché guarda che qui io dov'è sto... Dov'è il mio nipotino? Sto imperversando. Basta, ma dai, ma guarda, ma smettila con questo taser. Aiuto. Dai, non hai un altro modo. Cos'è quello? Certo che ce l'ho questo. E che cacchio è? Ma è una... Non lo so, puzza. Dai, ma era il DDT anti... Ma guarda come mi ammacca. Ma è proprio cattiva la nonna Granny, cioè, che schifo di persona puoi essere mai? Mamma mia, te, guarda. Ma ho capito, ma dai, ma guarda te. Sono stanca, mi sono rotta tutta. Comunque ribadisco, secondo me ti sei cacata addosso perché ti muovi proprio così. Vieni qua, te. Nella nuca proprio, nel coppino. Io vado di sopra, nonna, che secondo me ci sono nuove armi anche per me. Non è mica possibile che io devo andare in giro solo con un bicchiere e tu invece c'hai lo spray anti-uomo. Ma l'ho finito. Benissimo. Ciò significa che di nuovo... Sai che credo che tu possa darmi calci e pugni anche? Davvero? Visto che dobbiamo provare perché siamo dubbiosi, qui al piano di sopra c'è una finestra grande aperta. Perché nonnina non provi a darmi una pedala? Però corri, nonna, non puoi camminare così. Ci sto provando. Menami. Porca miseria, ma cos'è? Ma con quale forza? Poi vedi un po' a prendere in giro la nonna tutta rotta, il cavolo rotta, hai visto che calcio? Porca miseria, nonna, un rigore esagerato, di sfondamento. Come cacchio hai fatto? Hai visto? Ho preso la rincorsa, le mie medicine, le mie pillole. Che è caduta di nuovo dalle scale. Adesso è il turno mio. Allora, tu hai 68 di vita. Io non lo so quanta vita ho. Perché io leggo 100. Ma non è possibile. Nonna? Che succede? Ho trovato un taser. No! Però adesso ti darò una bottigliata. Prima una bottigliata, poi prendo il taser e ti do una lezione che te la ricordi per tutta la vita. Dov'è il taser? Vieni qua, porca miseria. Nonna? Sì. Se devi fare qualcosa ti conviene sbrigarti? Ci sto provando, devo andare in giardino. Non sono in giardino io, non sono per niente in giardino. Sono in cucina. Ma prima io. No! Dai, ma io non lo posso prendere, quella è roba tua, non lo posso prendere, ti posso tirare il piatto però. E poi un altro, nonnaccia. E poi scappo di qua, corro veloce come... altri piatti. No, mi hai beccato. Porca miseria, ci sono armi in giro anche per te. Allora, tu hai 50 di vita. Io... nipote. Ma ho capito, tu mi devi zaccagnare molte volte di fila. Perché io essendo un bambino mi rigenero l'energia velocemente, capito? Tu invece no. Perché sei vecchia, capito? Dove sei finito? Eri in giardino un attimo fa. Ho trovato un passaggio segreto, nonna.
Stai scherzando? No, ci sono anche dei bauli. È un coltello! No! Sì. Allora, guarda, ho lo spray, ti do il DDT, Un martello, nonna, ho trovato anche. Un coltello e un martello. Nonna, sei spacciata, eh? Ma scusami, ma che razza di bambino sei? Si può sapere? Questo se ti ci coglio in te... ma qui era pieno di roba! Qui era pieno... cioè, c'era un passaggio segreto pieno! Pieno di cose preziose con cui ammazzare la nonna malvagia. Dove sei? Ma io sono troppo lenta, non riesco a camminare. Sei anche troppo malvagia, nonna, girati dietro di te. Questo qui era una martellata fenomenale, nonna. Porca miseria. L'hai voluto tu, ti faccio vedere. Vieni qui, no. Brutto insetto nipote. No. Però aia. Guarda, fa com'è. Male? Sì, fa schifo, fa. Smettila. Zitto! Che è una bomboletta di puzza questa qui. Ma tu cosa devi fare? Cosa ti dice? Qual è la tua missione? Io devo fare i lavori smettila di casa. Smettila di prendermi a calci. E intanto ti posso anche non voglio prendere le martellate in testa. Ho solo 13 di energia. E allora scappa via e cerca di fare i tuoi lavori di casa. Non lo so. Ma sono una vecchia, mi servono le medicine. Non ricordo cosa devo fare. Quanti lavori di casa devi fare, eh? Non lo so, devo prendere le medicine adesso perché non me lo ricordo. Quindi ok, ho capito. Tu devi prendere le medicine perché non ti ricordi cosa devi fare. Invece io devo ammazzare a te. Ok. Esatto. Ci abbiamo messo solo 10 minuti a capire che cosa dovevamo fare. Le medicine. E forse non l'abbiamo capito neanche adesso. No. Vieni qua, nonna. No. Sì. Nonna, mi sa che stai arrivando alla fine, eh? Vado a prendere l'altro coltello. Io. Fai vedere tu. Fai vedere un cacchio, fai vedere. Adesso è arrivata l'ora della fine, nonnina. C'ho il coltello cattivo. Nonnina, no. Dietro di te. Mamma mia. Incredibile, sono stato bravissimo. Bravissimo. Adesso mamma però. Mamma mia, che vitaccia quella della nonna, eh? Voglio provare a essere io la nonna, perché tu sei stata veramente scarsa. Finalmente è il mio turno. Io sono esperto. Allora, io devo prendere le mie nuove medicine. Dovrebbero essere nella cucina. Sì, prendi le medicine tu. Vai, prendi però le medicine, vero, sono finalmente lento. Corro. Sono lentissimo, te mamma mia. Detto. Ma una cosa così è proprio brutta. Però c'ho vieni qui. No. Porca miseria, ti stermino, ti tolgo tutte quelle pulci che ti porti addosso. Nipote del cavolo, dove sei? Non fare scherzi. Sto andando, dai. In giro, qui è tutto loccato, ci sono tutti i lucchetti. Te li do io i lucchetti, devi trovare le chiavi. Quelle sono le medicine di nonna. Smetti. No. Vieni qua, ti rompo. Porca miseria. Vai via. Porca miseria, ti tolgo tutte le pulci. No. Eccolo là, rimani lì, che nonna deve prendere le medicine. Allora sono qui. Do io le medicine, brutta vecchia. Nonna, aia, hai cercato di menare a nonna? Nonna, no. Ti dà. No. Porca miseria, nonna ti dà un calcione e ti manda verso l'infinito e oltre. Oh, adesso. Oh, grazie, nonna. Ho avuto fame, devo trovare. Aspetta, mi è venuta una cosa orribile. Che è successo? Non lo so, ho avuto. Tipo, sono diventato uno zombie. Cosa? Non lo so. Allora, che significa? Che cacchio ti devo dire? Devo pulire i vestiti nella mia stanza. E dopo sì? Troverò qualcosa da mangiare. Mamma, guarda come fa. C'ho l'artrosi deformante. Anna? Te? Credo che le medicine che ho preso mi abbiano fatto male. Perché ogni tanto parto a correre male. E mi sto spaventando. Allora, in teoria io devo raccogliere. È diventato buio oltretutto. Non so se hai visto. Vedo che è diventato buio. Guarda, sto rifacendo quella cosa. Ma tu dove sei? Che non ti vedo mai. Tu non ti preoccupare, che ho preso una cosa molto interessante per la mia nonnina. Dov'è? Brava. È nella stanza sua al buio, che sta facendo cose strane. Ho dovuto pulire i vestiti. Eccolo, guarda come mi muovo. Guarda come mi muovo. Sembro uno zombie. Ma cosa mi. Non mi hai fatto niente, nipotino. Ma come si fa? Vieni qui. Guarda come sono brutta. Ma aiuto. Oh mio Dio, cosa ti ho fatto? Ma non lo so, sto sanguinando. Ma che mi hai fatto? Nonna, c'ho un braccio. Mi hai staccato un braccio. Nonna, credo di dovermi mangiare. Ok, sono diventato. Nonna, cosa mi hai fatto? Ma è diventato mostruoso questo gioco. Cosa sta succedendo? Ma sei un mostro. Ma sei un mostro tu, mi hai dato fuoco. Io mi voglio. Mi hai staccato un braccio. Avevo fame, dovevo mangiare qualcosina, no? Sennò poi mi si abbassa la glicemia, mi sento male. Ho mangiato. Basta, nonna scema! Ho mangiato un braccino di nipote. Mi sta facendo impressione. Ma che schifo! No, nipotino, perché sono di quelle medicine mi hanno fatto malissimo, Non le prendere più! Torniamo nella modalità di prima. Questa qua è troppo brutta. Sei calma, sei tranquilla? Bah, non lo so, guarda. Come prima non sono di sicuro. Sì, sono più tranquilla. Credo che io, se mi prendo le pillole, posso rigenerare tipo l'energia o qualcosa del genere?
Ah no, devo dare da bere alle piante. Vai a dare da bere alle piante, vai nonna, vai. Ma dai, ma sono troppe piante, come faccio a dare da bere a tutte queste piante? Io non voglio... Cioè, io veramente devo fare tutto... avevi ragione, era difficilissimo, Te l'ho detto! Porca miseria, è terribile! Cioè, devo dare da bere a 1000 piante mentre tu mi giri intorno, mi rompi... sono 6 piante, non sono mica così tante, nonna. No, sono tante. Ti vedo pure, cosa hai in mano? Posa giù. Niente, ho un disegno per la nonna. Fammi vedere il disegno per la nonna, ti rompo. Nonna. Porca miseria, ti sfracasso. Aia, m'hai dato una piattata, m'hai dato. Perché la minestra che m'hai fatto tu fa schifo. Te la do io la minestra e fa schifo. Ti faccio mangiare le piante che sto innaffiando tutto il giorno. Vieni qui. Sì, tu innaffia. Ma guarda, c'è una pianta. Ma poi sono così. Cosa m'hai tirato? Niente. Sento rumore. No, non ti preoccupare, non ho tirato niente, nonna. Stai ferma che devo innaffiare. Porca miseria. Oltretutto, come mira, c'è uno schifo, nipote. Non ci acchiappi mai. Ma non sto tirando ancora niente, nonna. Sento rumore metallico, non è che me lo invento. Perché sto aprendo cose, nonnina. Ah, sono caduto dal cornicione. Che male. L'artrite, aia. Adesso perché divento sai, come prima. Ho scoperto la stanza che dicevi tu, segretissima, bla 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 bla. Ma guarda, ti conviene darti una mossa, perché io sto a 4 piante su 6, Sì, non ti preoccupare, ci avrai un bel po' da fare oltre alle piante, tu. Vabbè, intanto sto annaffiando ancora, io non vedo niente, questo nipote. Porca miseria, che botta. Vieni qua, vieni qua, porca miseria. Nipote del cacchio, vieni qua. Nel tuo pertugio del cavolo. Esci di lì. Ti il rovino. Pertugio. Esci dal pertugio. Sì, esco dal pertugio. Esci dal pertugio da dove sto sei entrato. Scendo dal pertugio, nonna. Porca miseria, ti rompo, nipote maledetto. Vieni qui. Nonnina. Nonnina, vieni da nonnina, che nonnina ti fa un regalo. Vieni da nonnina. Dove sei? Vieni da nonnina, vieni. Che tanto nonnina ha preso anche le pillole, che adesso gli passa tutta quanta la stupidità e diventa fortissima. Sì, dove sei? Nonnina, deve andare a prendere i fiori. Te! Porca miseria, no, vieni a nonnina, vieni un attimo, non ti faccio niente. No! Vieni un attimo, non ti faccio niente. Non è vero, promesso. Quando dicono vieni qui, non ti faccio niente, non è mai vero. Allora, se non è vero, mettete un cucchiaio nell'emoji nei commenti. Ma guarda, non ti faccio niente. Guarda, Hai visto? Non ti ho fatto niente, solo... Mi hai tirato un calcio. Ma non è vero, nonna. Era un po' di altalena, cosa vuoi che sia, no? Cioè, però è vero che quando un genitore o una nonna ti dice vieni qua, non ti faccio niente, ti mena sempre, Sono bugiardi. Comunque soprattutto devo... quando in mano ho una ciabatta. È vero, comunque io qua devo raccogliere i fiori. Sì, che sono sul retro, vieni, ti faccio vedere, nonna, qui. Ma io sono lenta, ci metto 3/4 d'ora ad arrivare da un lato all'altro della casa, guarda vieni, qua. Vieni, ci sono dei bei fiori, guarda che potevi passare da dentro casa, Davvero? Sì. Ma ormai, no, c'è ragione, vieni. Da dentro casa, aspetta, ma io sono ancora fuori, cioè, sono una lentezza che non ne puoi capire, Forse se lo prendo... hai lo sprint, ma dura poco. Perché lo so. Sei una nonna. Una nonna proprio vecchia. Che faccio 2 passi, mi sento stanca. Gliela faccio più, porca miseria. Lo so che non gliela fai più. Se vuoi, il nipotino ti viene ad aiutare. No, perché ho un coltello infilato nella spalla ancora. Me lo vorrei levare, però purtroppo non credo di poterlo fare. Quindi c'è anche un martello qui per terra. Che se ti vedo che ci metti le mani, porca miseria, te la stacco. Sì, non ti preoccupare, nonna. Io faccio il bravo. Porca miseria, che cos'era? Aia. Era una teiera. Te la do io la teiera. Criminale piccolo, ti mando al riformatorio. Devi andare, dove sei? Vieni qui. Sono in camera della nonna e salto sul letto. Ci faccio le puzze. Non puoi fare le puzze. Porca miseria, vieni subito nel giardino. Vieni va qui. Va bene, nonna. Schifoso, incredibile. Guarda che m'hai tolto mezza vita, m'hai tolto, m'hai sfracagnato di mazzate. Ma aspetta, appena nonna ti trova, te ne suona talmente tante. Nonna, ho finito il latte, mi riempi il biberone. Il biberone, tiè il biberone. Di elettricità te lo riempio il biberone. Di latte avvelenato. Porca miseria, nipote degeneramus. Torna qui. Aia. Porca miseria, nipote del... Mi fai il lattuccio, nonna. Vieni, nonna, te l'ha già fatto il lattuccio. Vieni tu giù a prendertelo. Brava, vieni. Che nonna te ne ha preparato proprio abbondante di lattuccio. Bello caldo. Vieni. Sì, sto arrivando, nonna, sto arrivando. Mamma mia, mi stai facendo arrabbiare, Nonna si sta arrabbiando, lo sai. Nonna, giochiamo a nascondino. No, aspetta, nonna, basta. Non sono stata io.
Hai rotto le scatole, ti stronco, Non sono stata io, davvero. Nonna deve prendere le pillole verdi perché si è dimenticata che cosa deve fare come te. Ok? Oh. Ok. Deve prendere le medicine per il cuore, che sono rosse. Le hai viste tu? Le medicine? Sì, stanno qui, sulla cucina. No, quella... No! Non so se sono rosse, le vedo tipo gialle e rosse. È perché sono lampeggianti, perché ti dicono vieni a prendere le medicine, nonna. Stai ferma! Porca miseria, no! devi dormire con quel martello del cavolo. Stai fermo. Non è un martello, è un coppino. Ti gonfio di mazza. Oh, aiuto. Aspetta, no, non picchiare a nonna. Nonna deve prendere le pillole. Bene, vai via. Nonna ha preso le pillole. Deve prendere, nonna si è di nuovo dimenticata tutto. Deve prendere altre pillole verdi. Sì, ma che... Te! Aia. Porca miseria. La tua minestra fa schifo. Quante volte ti devo dire, Spinanzio, che non devi tirare le cose? Spinanzio del Canzio, vieni subito qui e stai aiuta nonna a trovare le pillole verdi, ok? Stanno nello scaffale vicino alla TV. Non lo... Qui? Non sono verdi. Queste non sono verdi. Ah, sì, falle prendere a nonna, non tirare nulla. Vai nel pertugio del cavolo, possiamo vivere anche in armonia, ok? Non serve che siamo sempre... che ci odiamo... ma quante cose devo fare? C'hai ragione, nonna, c'hai ragione. Devo pulire i vestiti nella mia stanza. Sì, vai a pulire la stanza. Dove sei? Spinanzio? Sì, Spinanzio. Dove sei? Dove sei? Sono in giro per casa, nonna. Ti sto facendo lasciare fare le cose. No, non voglio la tua pietà, Spinanzio. Vieni da nonna. Porca miseria, vieni da nonna che si è incastrata nella porta. Aiuto! Aiuto! Nonna! Aiuto! Sono nella mia cameretta! Nonna ha lasciato un piede nella porta, aiuto! Aiuto! Beh, nonna! Piano! Nonna ora è dietro la porta, ma guarda che disastro! Ma porca miseria, ma che cavolo è successo? Ma dai, ma che cattiveria! Ti vengo ad aiutare, nonna! Vienimi ad aiutare, che nonna è tutta incastrata! Tiè! No! Vieni qui, che nonna ti spruzza la puzza! E non venire più nella stanza di nonna, lo sai? Ma che cattiva, nonna! Io sono cattiva, ma hai tirato contro di tutto e sono cattiva io! Perché io non dimentico, mi hai strappato un braccio! No, quella era un'altra vita, quello era un sogno probabilmente, capito? Era un sogno. Basta! Che nonna deve prendere i vestiti, poi voglio vedere cos'altro mi dà da fare. Dai, non è possibile, quante cose devo fare? Le nonne c'hanno un sacco da fare, però io non lo... Un ultimo vestito, aspetta! Preso! Devo di nuovo... Mi sono dimenticato di nuovo quello che devo fare. Dai, ammazzami, guarda, veramente, non è... Nonna, non però è possibile. C'è problemi, tu non ti ricordi mai un accidente. Cioè, non esiste, una cosa fai, una se ne dimentica, ma può essere. Magari devi prenderti cura del tuo nipotino adorato. Smettila! Nonna, no! La puzza ti devi beccare. Dov'è la pillola che serve a me? La vedi? Che schifo la puzza, no, non la vedo. Quella è scurreggia di nonna in bottiglia. Vedi come ti passa la voglia di rompere le scatole se ne respiri abbastanza. No! Dai, ancora... Ma veramente voglio morire. Aia! C'ho uno di vita, ma hai rotto la finestra. Mi hai fatto arrabbiare. Tu mi ci hai buttato fuori dalla finestra. Ma quando lo fa la nonna va bene, tu non puoi permetterti. Dove sei? Devo pulire i vestiti nella tua stanza perché hai lasciato tutto in disordine e sei zozzo come, porca miseria, un bagno della stazione. È vero, nonna, l'ho visto, c'era un gran macello. Lo vedo, aspetta che fammeli togliere che tanto c'ho uno di vita, poi dopo mi uccidi se nel caso devo fare altre cose, perché guarda, una vita così con 50 cose da fare, che cos'era quel rumore? Un regalino per la mia nonna! Stai fuori dalla stanza perché se ti vedo entrare ti tasero. Oh, ho vinto! No! Non avresti dovuto essere così generosa. Ho vinto! Nonna! Ma non è giusto! Avevo il regalino per la nonna! Lo so, nonna ha fatto tutte le attività della sua casa e finalmente ha vinto! Non mi dispiace questo gioco, penso che sia molto carino. Purtroppo si può giocare soltanto in due, una nonna e un nipote. Perché con più nipoti sarebbe stato molto più figo. Sì, decisamente. Fateci sapere se volete vedere un altro episodio, mettete un mestolo, un cucchiaio nei commenti per simboleggiare il vieni qui che non ti faccio niente. Lion e Anna, out! Ciao!